Bene, cari amici di TC100 Web TV sulla piattaforma web taquinacentese.it, continua il nostro giro di interviste sul territorio per conoscere meglio e per conoscere le sue eccellenze e le sue peculiarità. Oggi siamo approdati qui a Renazzo, nella frazione, nella popolosa frazione di Cento. A Renazzo ci sono tante particolarità, specialmente c'è la biblioteca pubblica qui nella delegazione comunale. La biblioteca pubblica è gestita da Marco Cevolani, che vedete già in primo piano nel nostro obiettivo. Marco, spieghiamo un po' perché tu gestisci la biblioteca pubblica. Hai vinto il bando del comune per gestire la biblioteca, diciamo che tu vieni da un'attività nelle aziende private, però a un certo punto della tua vita hai deciso di fare qualcosa per conto tuo, specialmente nella cultura locale. Sì, era, esatto. Diciamo anche, poi dopo lo andremo a riprendere questa cosa, la tua attività, oltre a gestire la biblioteca, è anche quella di editore per far conoscere gli scrittori, gli artisti emergenti, quindi un po' una specie di missione, ecco la tua. Sì. Ecco Marco, raccontaci un po', così dopo andremo a fare domande più specifiche, un po' questo cambiamento della tua vita. Beh, buonasera a tutti, buongiorno a tutti ai ascoltatori di Taquino Centese Web TV. Beh, che dire, io ho lavorato per diversi anni in diverse aziende private, non solo Centesi, poi dopo aver pubblicato il mio primo libro come editore di Roma nel 2011, ho deciso di aprire una casa editrice per lanciare, far conoscere, insomma, scrittori esordienti come poi lo sono stato io. E come casa editrice, oltre ad aver pubblicato anche diversi volumi sulla storia di Cento, dalla storia appunto anche di Taquino Centese, passando per il Circolo della Stampa, abbiamo trattato anche Guercino, e qui vorrei fare un ringraziamento a Franco Vergnani, che sono convinto ci sta seguendo, che è stato, diciamo, l'autore di tutte queste opere della mia casa editrice che hanno trattato di Cento e dintorni, diciamo così. Poi, per quanto invece riguarda la biblioteca, che vorrei specificare, visto che molti ancora non lo sanno, si trova all'incrocio di Renazzo, proprio sopra la delegazione comunale dove una volta c'era l'anagrafe. La gestisco come associazione Mattia e i suoi amici, perché abbiamo vinto, come ricordavi tu, un bando per la gestione, e la convenzione è stata rinnovata per tutto quest'anno. Speriamo di averla anche per gli anni venturi, insomma, di poter fare ancora cose, perché di idee ce ne sono tante. Che dire? Ecco Marco, ma come nasce questa tua passione per la cultura? Perché l'abbiamo capito che nasce da lontano. Vai, chiudiamo. Ok, perfetto. Grazie. Ecco Marco, come siamo in diretta, quindi siamo nella biblioteca e via vai delle persone, questo è importante, quindi non vogliamo disturbare la normale attività della biblioteca. Ecco, torniamo a noi Marco, la domanda è: come nasce questa tua passione per la cultura, visto che abbiamo capito che non nasce adesso, ma è una cosa che parte da lontano? Beh, diciamo che leggere e scrivere è sempre stata un po' la mia passione. Prima del 2011 ho fatto un po' come Snoopy e dei Peanuts, che mi sono sempre fermato alla prima riga. Era una notte buia e tempestosa, quindi ho sempre scritto bozze di libri che sono sempre poi rimaste nel cassetto, anche andate perdute. Sono sempre stato appassionato di cultura, anche perché non sono un grandissimo atleta, quindi di conseguenza mi sono dedicato alla cultura, anche come poi membro del circolo della stampa, quindi credo che sia stata un po' una conseguenza scrivere, aprire la casa editrice e poi gestire la biblioteca. Confesso
quello di gestire una biblioteca è sempre stato uno dei miei tanti sogni riposti nel cassetto, insomma. E diciamo che qui in biblioteca non solamente consegni o consigli sulle novità editoriali, diciamo così, nel panorama locale, ma anche nazionale, fai anche attività, Sì, metti a disposizione spazi per fare attività culturali. assolutamente. La biblioteca specifico non è una dipendenza unica dell'associazione, quindi è a disposizione di tutti quanti, anche la sala espositiva che dopo avrà il piacere di mostrarti, è a disposizione di chi voglia esporre le proprie opere. Facciamo diverse attività, ospitiamo adesso una mostra di fumetti, in parte anche un piccolo angolo dedicato ai giocattoli. Abbiamo fatto presentazioni di scrittori adesso abbiamo ripreso l'attività di far conoscere gli scrittori del territorio, purtroppo non con le presentazioni canoniche come si faceva una volta, il pubblico da una parte e lo scrittore dall'altra, perché purtroppo con le norme Covid gli spazi non sono così tanto ampi. Abbiamo deciso di ospitare per tutti gli scrittori del territorio, non solo, che vogliono stare un pomeriggio in biblioteca, di mettersi a completa disposizione degli utenti che vengono per domande, per far autografare la propria copia del libro. Quindi un po' una specie di firma copia che si fanno nelle librerie, ecco. Pensiamo, speriamo che possa essere un diverso approccio per far tornare la gente in biblioteca, perché purtroppo dopo il Covid, anche se le biblioteche sono regolarmente aperte, almeno noi abbiamo subito un po' un calo di affluenza. Ecco, scusa, ti volevo proprio puntualizzare su questo fronte, su questo fatto. Il Covid ha sicuramente frenato un po' lo sviluppo dell'attività delle biblioteche, venendo proprio a ridosso, diciamo così, Sì. della vostra entrata nelle biblioteche, quindi però ecco. No, anche perché quando c'è stato il primo lockdown e lo scoppio della pandemia, avevamo in programma una rassegna di letteratura gialla che ovviamente abbiamo dovuto rimandare, poi nel corso di 2 anni successivi abbiamo fatto online, ma chiaramente online non è la stessa cosa, proprio perché per il discorso del Covid gli ambienti non sono. È una biblioteca di un'infrazione abbastanza spaziosa, ma non consente di fare le presentazioni con tante persone, perché purtroppo bisogna mantenere il metro di distanza a sedere, quindi gli spazi sono un po' angusti, diciamo così. Ecco, comunque speriamo che nel prossimo futuro le cose andranno meglio e quindi potrai fare tutte quelle attività che hai in mente di fare qui in biblioteca con il materiale a disposizione. Ma adesso volevo fare un passo indietro, volevo parlare proprio della tua attività editoriale, quella di scrittore. Ecco, come nascono i tuoi personaggi? Perché hai già scritto alcuni libri che hanno avuto un certo successo tra il pubblico. Ti ringrazio. Beh, il personaggio principale, che è quello di Samuel Bertelli, nasce un po' casualmente. Il personaggio l'ho pensato nel 2005, quindi molto prima della pubblicazione del libro, e pensavo che poteva essere curioso creare un cacciatore omosessuale, visto che all'epoca se ne parlava veramente poco, ma che non fosse il solito stereotipo di personaggio narrativo, ma che fosse una sorta, io mi piace definire una sorta di Bruce Wayne senza Batman, quindi una sorta di eroe moderno. L'altro personaggio è quello del figlio adottivo di Samuel, che è Mattia. E quindi i libri di Mattia, invece Mattia è più un personaggio avventuroso, non dico come Harry Potter perché non c'è magia, ma una sorta di Tom Sawyer un po' moderno, ecco. Ecco, Mattia, da qui nasce l'associazione, Sì, mi sembra, quindi esattamente. l'associazione oltre ai libri fa anche tante altre cose, voglio pensare ai fumetti con le tartarughine, Ah, che sì, è giusto. una cosa molto simpatica. Beh, diciamo che l'associazione si chiama Mattia proprio in omaggio al personaggio che ho inventato, anche perché quando ci siamo trovati a fondarlo dovevamo scegliere un nome e è venuto un po' naturale. Le tartarughine di Mattia, che sono le illustrazioni che faccio io, che pubblico così sul web, è una conseguenza del personaggio di Mattia, perché mi piaceva l'idea di poter creare una sorta di striscia, non dico quotidiana, in stile Snoopy e Hipernus, quindi torno a quello che dicevo prima. E all'inizio erano disegnate da altre illustratrici, che
che io ovviamente ringrazio perché hanno contribuito un po' a farle nascere e creare. Ora me le disegno per conto mio, insomma, faccio tutto in casa, ecco. Ecco Marco, a questo punto ci hai mosso un po' la curiosità, andiamo in conclusione, andiamo a vedere la mostra Sì. che hai accennato, quella dei fumetti e di cose particolari, perché tu sei collezionista di Sì. giocattoli anche un po' particolari Sì. e adesso è oltre ai fumetti che andiamo a vedere. Volentieri. Bene. Bene, Marco, siamo arrivati qui Sala espositiva. nella sala espositiva dei tuoi fumetti che hai raccolto in questi anni di collezionismo. Ecco. Ci sono alcuni fumetti abbastanza recenti come diciamo uscite editoriali, tranne qualcosa anni 60, tipo Gordon Link, Black e Coyote, che andiamo un po' indietro. L'altro è abbastanza, diciamo così, fumetti abbastanza recenti. Ovviamente abbiamo messo alcune copertine un po' classiche, anche perché non Intanto che tu è. parli, noi facciamo vedere un po' le Li abbiamo immagini. messi tutti, beh, il più canonico e più famoso di tutti i fumetti, facciamo così, ecco. Tiro tu, hai il microfono, intanto io. È Dylan Dog e poi ovviamente i Peanuts con Charlie Brown e Snoopy e l'Almanacco Linus. Poi ovviamente ci siamo concessi qualcosa un attimino un po' più molto recente, molto moderno per ragazzi Ben 10, ovviamente l'immancabile Tex, questo è uno dei fumetti nell'edizione a colori, e qua c'è invece già qualcosa di un po' più, chiamiamolo così vecchio, perché c'è una riproduzione anastatica del primo numero di Topolino e altre iniziative della Disney Italia con questi almanacchi colorati sempre di Topolino e ovviamente l'immancabile Manuale delle giovani marmotte nell'edizione originale del sesto volume. Passando nell'altra parete, ovviamente non potevamo non parlare e non avere i manga, e Che qui. ormai andiamo là, Marco, Sì. così riusciamo a far vedere bene. Facciamo una carrellata. I classici manga, ovviamente noi abbiamo scelto il più famoso di tutti, Dragon Ball, abbiamo scelto a caso il numero 1 e il numero 3. Poi, ovviamente, l'immancabile Lancio Story, e qui alcuni fumetti che ora non esistono più, Gordon Link, li citavo prima. Gordon Link, Black e Coyote, e qua c'è qualcosa sempre di più recente come Nick Rider e Lex Luthor, e qui torniamo ai manga con un altro fumetto che io personalmente non conosco e non ho mai letto, che è Demons. Ricordo che la particolarità dei manga, ovviamente questi sono in lingua italiana, è che si leggono al contrario, da destra verso sinistra. E sempre per quanto riguarda diciamo, i personaggi della Walt Disney, un personaggio a cui io personalmente sono molto affezionato che è Paperinik, l'identità poi segreta di Paperino. Ovviamente qui abbiamo le due edizioni della nuova diciamo, wave di Paperinik Pickup New Adventures e poi ovviamente il manuale di Paperinik, che insomma, questo è abbastanza raro. Dietro invece dietro la curva, come si dice, adesso qui non abbiamo. Cioè, Abbiamo gli oggetti. sì, Bene. esatto. Abbiamo anche degli oggetti. Qui abbiamo tre riproduzioni in cartone pressato che ci sono stati donati da una famiglia centese. Perché li facciamo vedere bene, aspetta. Questo Ok. vuole essere una riproduzione del Santuario della Rocca, chiaramente è un po' differente perché la persona che poi l'ha realizzati ha anche lavorato un po' di fantasia. Qui invece abbiamo la Rocca di Cento, quello che invece ci piace di più anche alla gente che viene a visitare e che è effettivamente molto rassomigliante è ovviamente Portapieve. Perfetto. Noi ovviamente abbiamo arredato con un po'. Scusa se ti interrompo, una specie di cento in miniatura. Sì, esatto, Eh? cento in miniatura. Grande. Girando l'angolo, e qui c'è ovviamente non poteva mancare la casa delle bambole. Questa ci è stata donata da una famiglia di Torino, ovviamente la Ah, comunque classica. allora hai conosciuto in tutta Italia questa tua attività, perché era Sì, proprio di Torino. abbiamo diciamo, persone che ci hanno donato nel tempo cose, insomma. E qui ci sono alcuni giocattoli, al momento mancano tutta la mia collezione privata,
che ovviamente noi abbiamo comunque messo online con le diverse fotografie, e qui abbiamo ovviamente gli immancabili puffi e le sorpresine della Kinder. Qui ci sono alcune bambole, ma stiamo ancora poi in corso di allestimento, perché alcune cose le dobbiamo un attimino un po' sistemare, insomma, diciamo così, ecco. Comunque Marco, allora siamo in conclusione, ti lasciamo il microfono. Comunque questo, la biblioteca e le attività che si fanno all'interno della biblioteca comunale qui nella, di Renazzo, insomma, vale la pena venire a vedere, sì, e vale venire a curiosare un attimo. A vedere, anche semplicemente venire a fare un giro, perché ieri abbiamo ricevuto la visita anche di un professore di scuola superiore che è anche uno scrittore, diciamo così, non dico dilettante esordiente perché comunque un professore, però alle prime pubblicazioni, Nicola Ionni, che io approfitto anche per salutare, ed è nata diciamo una discussione, come si fa al bar, sull'attualità politica. Quindi come diceva lui, bisogna prendere l'abitudine di frequentare le biblioteche come si frequentano i bar, venire anche soltanto a fare un giro per vedere quali novità ci sono. Approfitto per ricordare che qui alla biblioteca di Renazzo è possibile trovare anche CD, fumetti e DVD. E poi in collaborazione con la biblioteca della nostra associazione possiamo procurare qualsiasi volume, sempre per il prestito bibliotecario gratuito, che uno vuole da tutto il mondo, direi assolutamente. Chiudiamo, Marco, visto che qua siamo in un luogo pubblico, cosa chiedi alla nuova amministrazione comunale e al nuovo assessore Silvia Bidoli? Allora, chiedo, diciamo, come si dice, l'erba voglia non cresce nemmeno nel giardino del re, però sicuramente se le norme anti-Covid dovessero rimanere per quanto riguarda il distanziamento nei posti al chiuso, quindi il famoso metro di distanza, ci vorrebbe almeno una sala, l'ideale sarebbe la sala dell'ex ufficio anagrafe, da poter adibire a sala lettura per avere un po' più di spazio. Questo chiaramente se le norme rimangono quelle attuali, se invece si può tornare all'antico e viene abolito il metro di distanza nei posti al chiuso, problemi non ce ne sono più, ecco, diciamo così. Beh, comunque sei risparmioso, non è che è ovvio che più fondi ci sono più si fanno iniziative, ma vorrei anche ricordare che la biblioteca è comunque a disposizione di anche altre associazioni che vogliono fare iniziative, anche la sala espositiva, poi c'è chi vuole, se uno vuole esporre quadri, opere o altre cose, la sala espositiva è a completa disposizione. Tra le altre cose ricordo che c'è anche l'ascensore, quindi anche per chi ha difficoltà di deambulazione è molto comoda da visitare. Molto bene, grazie Marco, noi grazie, ti ringraziamo voi, e tanto auguri per la tua attività, sia editoriale ma anche sia, diciamo così, di conduzione e di gestione della biblioteca. Ti ringrazio, grazie a tutti gli ascoltatori. Thank you.